Sono Claudio Simeoni che vi parla della trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Dunque, ci hanno rimproverato perché noi non abbiamo una sigla di partenza. In effetti la sigla non è partita oggi. E niente, vedremo di costruirci una sigla musicale, Francesco. Poi ci hanno detto che la trasmissione non ha una sigla musicale che la caratterizza. In realtà anche la The Watio non è partita. Oggi, come ogni giovedì, ore 15, 15 e 15, c'è la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Chi vi parla è Claudio Simeoni, insieme a Francesco, dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che anche oggi parleremo di stregoneria e magia. Purtroppo siamo impegnatissimi per l'organizzazione della conferenza che terremo a Vicenza il giorno 28 giugno, e ho potuto preparare soltanto un argomento del crogiuolo. Per quanto riguarda la De Wotio, ne parleremo magari alla prossima Sì, certo, avremo trasmissione. ancora occasione di parlarne. Bene, allora, intanto diamo gli indirizzi, perché ce li hanno chiesti questa settimana. Io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4, Marghera, e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza, per chi vuole informazioni. Ringrazio quelle persone che ci hanno avvertito, ci hanno chiesto per volantini per propagandare nella loro zona la conferenza che faremo, e sono stati spediti lunedì, per cui penso che stiano per arrivare a tutti quanti. Ringrazio per l'impegno di chiunque. Nella trasmissione precedente abbiamo messo il nostro crogiolo la capacità di ascoltare il mondo attorno a noi, e abbiamo detto come l'ascolto del mondo circostante, dopo che ci siamo formati il bastone dello stregone, ci porta ad ascoltare nuovi fenomeni e ad interagire con i bisogni oggettivi di cui quei fenomeni sono emanazione. In quel momento ci accorgiamo come il mondo non ruoti attorno all'essere umano, ma l'essere umano è coinvolto in un turbine di tensioni, bisogni, emozioni, desideri e determinazioni in cui a malapena riesce a districarsi. Ascoltare il mondo attorno a noi significa iniziare un cammino per inoltrarci nel divino circostante, soggettivandolo. Soggettivandolo. Noi diventiamo parte di quel divino, anche se il giungere di quel divino alla nostra attenzione percorre sentieri soggettivi propri di ogni individuo, di ogni soggettività. Il condizionamento educazionale, attraverso il cristianesimo, ci ha imposto una condizione per la quale ci consideriamo il centro del mondo, il centro degli interessi dell'esistente, addirittura il centro di una specie di Dio creatore, secondo loro. Ci riteniamo assoluti ad immagine e somiglianza del Dio dei cristiani. Quel condizionamento aveva uno scopo preciso: impedirci di cogliere il movimento che nel circostante tende a fondare il proprio divenire. Quel movimento, quando ne cogliamo alcuni aspetti, tendiamo a leggerlo in senso morale cristiano. Sono movimenti buoni, cattivi, sono positivi o negativi. Non pensiamo mai che siano espressioni di bisogni di parte del circostante. Quei bisogni ci impongono l'azione, sia per soddisfare i nostri bisogni, sia per ampliare la nostra percezione e comprenderli per quello che sono e non per quello che noi vogliamo che siano. In quel momento noi portiamo a termine un'altra operazione di stregoneria. Ci togliamo dal centro del mondo. Intendiamoci per non confonderci. Togliersi dal centro del mondo non significa diventare umili nel sistema sociale, non significa tirarsi indietro dall'assumersi le proprie responsabilità, significa esattamente il contrario. Significa imporre il proprio pensiero in relazione a tutti coloro che pensano, significa imporre la propria capacità di costruire in relazione a tutti coloro che costruiscono, significa imporre la propria giustizia in relazione a tutti coloro che costruiscono e ricercano giustizia, significa affrontare il tempo che viene incontro aiutando tutti coloro che guardano il tempo che viene incontro. Toglierci dal centro del mondo significa non considerare il mondo che ci circonda diverso per tensione, desideri, volontà,
e determinazione dalle nostre. Significa considerare ogni specie e ogni essere uguali nella misura in cui fondano il loro divenire nell'eternità dei mutamenti. Proprio perché ci si toglie dal centro del mondo, si può agire nel proprio sistema sociale affinché la giustizia sia relazione fra potere di essere e non diritto di appropriazione da parte del potere di avere. Proprio perché ci si toglie dal centro del mondo, si può agire nel sistema perché il costruttore diventi la figura centrale rispetto a chi si appropria del lavoro di altre mani. Proprio perché ci si toglie dal centro del mondo, si aumenta il proprio potere personale attraverso il quale si può rientrare nel proprio sistema sociale in quanto fusi con libertà. Solo togliendosi dal centro del mondo si può soggettivare le tensioni del circostante in cammino verso l'eternità dei mutamenti. Togliendoci dal centro del mondo si possono scoprire gli esseri magici di ogni specie e il lato magico di ogni elemento del circostante, animali e piante, stregoni delle loro specie. Tanto maggiore sarà il togliersi dal centro del mondo del singolo essere umano e tanto maggiore sarà l'importanza che egli darà al proprio percorso. Togliersi dal centro del mondo non significa diventare umili nel sistema sociale. Come ci si toglie dal centro del mondo? Succede. Succede mescolando il crogiolo. Succede praticando la sospensione del dialogo interno, la sospensione del giudizio e l'atteggiamento scettico. Bene, proprio perché ci togliamo dal centro del mondo, ora appare più chiaro quanto leggemmo in aprile dalla regola celeste di Lao Tse. Ricordate, l'ho letta in aprile, mi ricordo più che era il 25 aprile più o meno, giorno più giorno meno. E diceva questa regola: il cielo dura eterno e la terra eterna dura. Che il cielo duri sempre e la terra permanga, la causa è che non per se stessi essi vivono, cioè non per quello che sono in questo momento essi vivono, ma per i loro mutamenti, per questo sono eterni e duraturi. Per questo l'uomo saggio pospone la propria ragione onde se stesso avanza, cioè fa avanzare la propria essenza e blocca la propria ragione. Esclude la propria ragione onde se stesso conserva, cioè impedisce alla propria ragione di fare cazzate per conservare se stesso. Non è perché lui non cerca il suo vantaggio, ma è solo così facendo che può compiere il suo vantaggio. Possiamo altresì iniziare a comprendere quanto è scritto nell'uscita dell'anima verso la luce del giorno, un testo scritto circa 5.000 anni fa, viene passato come libro egiziano dei morti più o meno, in cui si dice: io sono il governale dell'Oriente, signore dei due volti divini, il mio splendore illumina tutti gli esseri risorti, dopo magari discuteremo sul termine risorti, i quali mentre compiono nel reame della morte successive trasformazioni, penosamente cercano il loro cammino brancolando nella regione delle tenebre. E la regione delle tenebre è la regione della ragione, è la regione della quotidianità. Per quanto riguarda il risorti, come viene tradotto nel libro egiziano dei morti, in realtà è tutti gli esseri che continuamente sorgono. È una nascita continua, per cui non è il risorto di chi parla di reincarnazione o roba di questo genere. Una radioascoltatrice nella trasmissione precedente ci ha chiesto se il bastone dello stregone poteva essere simile a Excalibur di Artù. In realtà Artù è strumento della spada che gli è stata data dal circostante, almeno così appare nel film. Fintanto che ha la spada è uno col mondo, quando perde la spada perde la memoria. Il bastone dello stregone è lo stregone stesso e il bastone e il crogiolo possono essere più precisamente identificati col Graal, con la ricerca che costruisce il ricercatore. I cristiani hanno trasformato il Graal in calice del loro profeta. In realtà la parola Graal starebbe ad indicare un piatto largo e profondo che riempito e messo sulla tavola testimonia l'abbondanza e la ricerca. Di questo magari Francesco vi dirà tutto dopo. L'abbondanza e la ricchezza è il corpo luminoso dell'essere umano che affronta la ricerca e la manipolazione di se stesso attraverso il mescolare all'interno del proprio crogiolo. In ogni caso, l'azione di Merlino altro non è che romantizzazione di comportamenti e strategie di stregoni mentre tentavano di costruire il futuro degli esseri umani cui appartenevano. A volte questo fare è limpido, in quanto leggibile a livello immediato. Altre volte comporta anche azioni che il comune senso morale potrebbe chiamare atroce, in quanto l'uscita dall'orrore della sottomissione spesso ha bisogno di scelte radicali. Cioè l'atto di sottomissione è un atto di violenza e spesso qualche volta per uscire dalla sottomissione sono necessari atti di violenza.
Però la violenza va letta in modo morale rispetto ai percorsi dei singoli esseri, non rispetto all'atto in sé. Solo chi vive, cioè non si può dire che il leone che mangia la zebra è un atto di violenza, è un atto normale della natura, è un atto di sfamarsi. L'atto di violenza è un'altra cosa. Solo chi vive il futuro, che gli viene incontro, cambia il senso morale con cui valutare e agire nel presente. Chi ha lo sguardo inchiodato nel passato può solo distruggere il futuro nel tentativo di preservare le relazioni distruttive con le quali un essere malato di morte tenta di perpetuarsi nel tempo. Questo comunque è quello che penso io, che pensiamo noi. Nella prossima trasmissione parleremo di un altro elemento da introdurre nel crogiolo e sarà l'agguato. Di elementi da introdurre nel crogiolo ce ne sono altri 5 o 6, dopodiché finisco perché dopodiché interviene la soggettività della singola persona. Cioè il crogiolo è diverso da persona a persona. Noi identifichiamo quei 15-20 elementi abbastanza comuni che però vengono articolati e mescolati in maniera diversa. Bene, non ho preparato niente della De Wotio, però vi dico due cosette di ritagli di giornale, sì, che dice Francesco. Allora, da ieri c'è, ieri sul gazzettino di ieri c'è un trafiletto, i soliti trafiletti, dove si dice si dimette il vescovo per colpa dei pedofili. Però attenzione, lui non è stato accusato di pedofilia. Il più anziano dei vescovi cattolici d'Australia, Ronald Moorkers, di 66 anni, si è dimesso dando come motivo stress causato da una serie di accuse di pedofilia a carico del clero. Cioè non, lui non è stato accusato di pedofilia. Il suo reato, cioè la sua aberrazione, sta nell'aver protetto alcuni sacerdoti che si erano resi colpevoli. Cioè noi abbiamo nella Chiesa Cattolica e nella Chiesa Cristiana un comportamento secondo cui la Chiesa Cristiana non sbaglia mai e secondo le Sacre Scritture non sbaglierà mai. Questo qua si trasferisce nel pensiero delle persone. Per cui se un cristiano, se un cattolico, se una gerarca, se il Papa, se un vescovo viene accusato di reati atroci, reati sessuali o reati di possesso di individui, che sono i reati maggiormente aberranti che compiono, loro devono dire che non è mai successo, cioè devono dimostrare che loro non sbagliano mai. Ed è importantissimo questo status mentale perché è uno status mentale che identifica il cristiano col Dio. Per cui l'atrocità del vescovo non sta tanto nell'aver commesso i reati, che probabilmente lui non li ha commessi, anzi sicuramente, cioè ne sono convinto, però sta nell'aver coperto chi li ha promessi per evitare che la Chiesa sia accusata di scandalo. In realtà quando in una ideologia, cioè noi abbiamo sempre detto che i reati sono reati personali, cioè appartengono al singolo prete, però quando una struttura di pensiero considera le persone oggetti di possesso, queste cose diventano normali, questo ricordiamocelo sempre. Poi abbiamo un paio di notiziole, no? Una più o meno dalle tue parti, Francesco. Sì, c'era un tale che spacciandosi per mago faceva il Vuscupà. Che cos'è il Vuscupà? È una frase che ho preso da un articolo che non mi ricordo più, no? Che sono quei vari personaggi che, siccome gli piace molto fare sesso, no? Anziché dire io voglio di fare sesso, si spacciano un po' per maghetti, per pseudo emanazione del demonio e cercano di farsi ragazzo, ragazzi o roba di questo genere. Sono i cosiddetti Vuscupà e ne abbiamo di tante risme, però sono quasi tutti cristiani, cioè i loro simboli sono quasi tutti cristiani. Questo qua era dalle parti del nord del Valdagno. E ce n'è un altro invece qua a Padova, sesso eggiaculatori e Santone arrestato. Chiaramente a noi non ce ne frega niente di sapere se è colpevole o non è colpevole. Non ci interessa il discorso filosofico. Il discorso. Sì, ma è il discorso anche dell'uso della religione come dominio, come strumento di dominio. Cioè proprio quello che noi combattiamo e non vogliamo. Cioè proprio noi non vogliamo creare una religione che sia strumento di dominio, vogliamo creare una religione o una struttura di pensiero o una comunità o delle persone che utilizzano la forma religiosa come forma di liberazione, e questa forma di liberazione non appartiene certo a delle strutture o alle gerarchie o a delle divinità, ma appartiene solo alle persone. Perfetto. Un altro discorso che poi io volevo fare per concludere questo, volevo parlarvi un po' della formazione della veggenza, però ormai è abbastanza tardi, voglio lasciare la parola a Francesco. C'è degli articoli sul Gazzettino dove in Israele si invitava ad abbattere la mucca rossa, la mucca sacra, cioè
La mucca rossa sembrerebbe, da quello che ho capito dagli articoli, che anticamente i sacerdoti ebraici ammazzavano la mucca, la bruciavano, si cospargevano le ceneri e così cosparsi potevano entrare nel Santa Santorum del loro tempio per parlare, fra virgolette, con Dio. Cosa è successo? È successo che è nata una mucca sacra, per cui a quel punto il prete israeliano può andare a parlare con Dio. Naturalmente questo dà motivo agli estremisti di ogni religione rivelata, di scatenare la loro ortodossia. Niente, quello che mi interessava a partire da questo è che esistono nelle persone molte visioni veggenti, cioè esistono dei momenti in cui viene attratta la tensione della persona. Esistono tensioni di desideri di persone vuote che vengono indicate in un certo modo ed esistono invece visioni veggenti che il singolo individuo può utilizzare a proprio vantaggio, e solo a proprio vantaggio, non a vantaggio di altri. E ve ne parlerò più estesamente. Ricordatevi però che la visione veggente avviene grazie all'intento, cioè è l'intento che inchioda la visione nel futuro, cioè che porta la persona a vedere il futuro. Però ve ne parlerò più attentamente un altro momento. Oltre alla mucca sacra, ricordatevi il bisonte bianco degli indiani e il serpente a due teste, cioè tutta una serie di cose che sono successe ultimamente. Bene, Francesco. Sì, partiamo con, ricordiamo, diamo il via alle telefonate, chi vuole intervenire può chiamare allo 049 700 700. Ecco, ricordo appunto un'altra cosa, la conferenza, il 28 di giugno, sabato, alle ore 17, a Vicenza terremo una conferenza sull'argomento paganesimo politeista e stregoneria come religione di liberazione umana dall'orrore cristiano. La conferenza è libera, tutti possono partecipare e intervenire, non c'è nessun vincolo, c'è la massima libertà. Non vuole essere un insegnamento di tipo di cattedra o vincolante, ma può essere una discussione. La conferenza si terrà appunto il 28 giugno a Vicenza alle ore 17, in piazza 20 settembre, presso l'associazione culturale Ponte degli Angeli. Ponte degli Angeli è proprio la sede, proprio è sopra il Ponte degli Angeli, di conseguenza per chi abita a Vicenza è comodissimo da arrivarsi, è in fondo a Corso Palladio, è una zona molto centrale, perciò è facilissimo da arrivare. Casomai se chi ha bisogno di informazioni può sempre chiamare qui in radio o può scrivere, gli daremo maggiori informazioni. Comunque la zona è facilissima e qualsiasi persona può partecipare. Chi vuole avere materiale, circa volantini, documenti per la conferenza, ci può appunto scrivere o può chiamare anche qui in radio. Noi lasceremo appunto anche un po' di materiale qui in radio e chi lo vuole reperire lo avrà. Faremo anche un bollettino su questi argomenti. Sì? Ah, sono in diretta? Sei in diretta adesso, sì. Sì, senti, volevo porti una domanda. No. Pronto? Sì, dimmi pure. Sto facendo così, no? Nella storia dell'umanità, e non solo negli ultimi qualche migliaio d'anni, in tanti anni, no? Le religioni, non so quante, un numero notevole, religioni di tutti i tipi, no? Sì. Giusto? Sì, sì. Credi diversi, fedi diverse, no? Pronto? Sì, sì, no, ti lasciamo parlare, poi ti rispondiamo. Ecco, e allora mi domando, siccome che nessuna religione dice guarda che quel che dico è falso, tutte quante le rivelazioni di verità o comunque diciamo parola di un ente superiore e via così discorrendo, nessuna religione ammette di essere falsa. Come è possibile che tutte quante e dica di essere nel vero nessuna coincide con l'altra? E come è possibile che nessuna religione abbia prevalso sull'altra se una di queste da sé nella verità? Ecco, sì. La domanda è questa. Grazie. Ciao. Ciao. Rispondiamo subito all'amico Gianni. È vero quello che tu dici, ogni religione dice di essere vera, ma vera rispetto a qualcosa. Infatti se tu hai seguito le nostre trasmissioni, noi non abbiamo mai detto di avere una verità, abbiamo detto di avere un percorso di libertà. Perché? Perché la percezione del divino circostante, cioè del circostante che cerca di diventare eterno, è una percezione soggettiva. Per cui non esiste nessun modo per oggettivarla, ogni persona e ogni essere la percepisce in maniera diversa. Cosa succede questo?
che una persona, quando comincia a percepire il circostante, pensa di essere in contatto col Dio, cioè non ha la formazione mentis, la formazione mentale, per dire che quella è una cosa sua, ma pensa di essere un delegato di un Dio che gli dà la parola divina e cerca di imporre questa parola divina a tutti quanti. E c'è un po' un percorso che esiste all'interno dell'umanità, è un percorso di liberazione molto duro. Questa operazione che avviene, cosa fa? Fa sì che attorno a sto tizio, magari, o a sti tizi, se fa un gruppo di persone, le quali comincia a far guerra, o fa una guerra, o fa un'altra, o perché le ha delle ragioni, o perché le intiva su qualcosa, o perché le risolve un problema lasciato in sospeso da anni, cioè succede questo, che questa percezione soggettiva di un individuo a sé estende e la diventa religione rivelata. Questo noi altri stiamo combattendo, per imporre una libertà anziché una verità. Noi non diciamo nessuno abbiamo la verità, noi abbiamo un percorso di libertà contro ogni religione rivelata. Sì, io volevo aggiungere una cosa. Sostanzialmente le religioni si possono dividere in due categorie. Si può dividere appunto la religione di tipo monoteistico e di tipo politeistico o pagano. Allora, il problema della verità appartiene a tutte le religioni di tipo monoteistico, cioè nel senso che partono da un Dio, da una rivelazione, partono da un testo sacro, da un profeta. Nel paganesimo non si parte mai da questo, cioè nel senso dal paganesimo si parte sempre dalle persone e dal mondo in cui queste persone qui vivono. Cioè non si dice con i pagani esiste un altro mondo e voi avrete l'altro mondo, non esiste un Dio fuori da questa terra e voi dovete cercare Dio fuori da questa terra, non si dice esistono dei comandamenti e delle leggi e voi dovete obbedire, non si dice nel paganesimo esiste un qualcosa che va rispettato, che è vincolante, che è tassativo. Questo esiste solo nel monoteismo. Tutte quante le religioni che vanno a professare di dire una verità appartengono alla visione monoteistica, cioè nel senso proprio di religioni che hanno il bisogno che questa religione venga affermata da un elemento che secondo loro non appartiene a questo pianeta. Noi diciamo il contrario, cioè il pianeta non ha bisogno della verità, perché appunto l'aria che ci circonda non ha bisogno di credere in quest'aria. Nell'acqua che ci bagna, nella pioggia che c'è, non ha bisogno di credere, non c'è bisogno di credere nella pioggia. Negli alberi che possiamo toccare, che possiamo abbattere, che possiamo utilizzare ed apprezzare, non hanno bisogno di avere fede in loro, sappiamo che esistono. Il problema nostro è ben diverso. Esiste un mondo in cui noi dobbiamo vivere e dobbiamo trovare i rapporti per vivere con questo mondo. Cioè dobbiamo dire perché la nostra necessità è di vivere meglio. Perché appunto il nostro scopo vive in questo, cioè nel mondo sensibile. Di conseguenza il paganesimo non ha mai proposto una religione o un canone o dei comandamenti fissi, qualcosa di vincolante. E poi non ha mai posto il problema del numero delle religioni, cioè nel senso che per essere pagani non c'è bisogno di aderire a una religione, cioè perché ogni pagano ha una sua divinità di preferenza o ha delle sue tendenze o ha dei punti di riferimento che sono diversi, ma questi punti di riferimento valgono e sono sostanziali soltanto per le persone in cui credono in questi punti di riferimento, e mai un pagano dirà io credo in questa divinità, tu devi credere in questa divinità. È una scelta che lui fa personale, che non può diventare collettiva, cioè, e non può essere collettiva. Cioè, e poi gli dei pagani non sono dei esclusivi, cioè nel senso che questi dei pagani e dei politeisti sono dei che sono presenti nel mondo, di conseguenza essendo presenti nel mondo possono essere condivisi. Un Dio che sta nei cieli, io dico sono il profeta di questo Dio, vabbè, e tu non riesci a vederlo, io ti posso anche fregare. A questo punto sorge la necessità della gerarchia, del dominio, cioè nel senso di dire tu sei stupido perché non vedi il Dio, non lo senti, non hai un canale con lui, di conseguenza devi ascoltare me. Noi questo non lo diciamo, noi diciamo che tu puoi benissimo sentire la divinità in un modo tuo personale. Stavo aspettando che finissi. Niente, cosa voglio dire io è questo, che il nostro problema reale non è tanto parlare soltanto dire il paganesimo o quello che noi pensiamo o i nostri percorsi. Tutto sommato, sia da Devozio, sia del Crogiolo, sia delle cose che dico, sono già presenti nell'umanità, sono presenti in tantissime cose, non dico assolutamente niente di nuovo. Più che altro lo amalgamo in maniera diversa, cioè lo amalgamo culturalmente in maniera diversa, però non sto dicendo delle cose nuove. Il problema nostro, ovvero, è che la religione rivelata si è talmente impossessata del sistema sociale che va a distruggere qualsiasi percorso di libertà nel sistema sociale venga a manifestarsi, va a distruggere qualunque paganesimo, va a distruggere qualunque percezione del circostante a livello non solo economico, militare, di galera, cioè a livello educazionale, si impone sui bambini, cioè è talmente aberrante, cioè la religione rivelata ha un tale bisogno di imporre la verità che deve costringere i bambini a mettersi in ginocchio perché altrimenti non ha nessuna possibilità di svilupparsi. Chiaramente questo va a distruggere il divenire umano, va a distruggere quella che è la percezione fra l'essere umano e il suo circostante.
Infatti nel paganesimo non è mai esistito il concetto di male. Il male nel paganesimo non è mai, sì, esatto, non mai trovato. Il concetto, quando i pagani sono trovati il cristianesimo, il cristianesimo li ha praticamente sorpresi. Li ha sorpresi perché, non avendo la descrizione del male e descrizione e i contenuti di che cos'era il male, non sono stati in grado di vederlo prima che il male li facesse propri, distruggesse ogni percorso pagano. Questo è il nostro problema. Infatti noi perché in questo momento stiamo riscrivendo il paganesimo? Lo stiamo riscrivendo perché noi, a differenza dei pagani antichi, abbiamo il male, cioè abbiamo il cristianesimo, abbiamo il monoteismo come distruzione del divenire umano. Infatti il nostro paganesimo sarà diverso da quello antico, non perché noi siamo diversi, ma perché abbiamo il male, abbiamo il cristianesimo, abbiamo il monoteismo come distruzione del divenire umano. Sì, no, difatti è una cosa fondamentale che il termine, ad esempio, che è religione, è un termine moderno e va utilizzato perché diventa fondamentale. Ma gli antichi non avevano il problema della religione, cioè nel senso che loro, quando si incontravano, non dicevano io appartengo a questa divinità, sono devoto a questa divinità, ho messo in pratica questa divinità. Non avevano questo problema di dire di appartenenza, di dominio o di comunità. Non avevano nessun problema di incontrare un'altra persona, questa persona che aveva un principio divino diverso, però non aveva nessun problema a vivere e a collaborare per la comunità, per la loro esistenza. Nel monoteismo non c'è questo, perché nel monoteismo si dice chiaramente, esiste un unico Dio e tu ti devi sottomettere, e come questo Dio lo porto avanti io, è il modello in cui ti devi sottostare. Difatti i monoteisti cosa dicono sempre per cercare di giustificare la loro fede infame? Che gli errori non appartengono alla loro fede, ma appartengono agli errori degli uomini, cioè nel senso fanno di tutto per cercare di scaricare gli errori su delle persone e cercare di mantenere in vita lo strumento di potere, cioè di dire qualcuno può aver sbagliato nell'applicazione, dice, e dopo però lo salviamo dicendo che questo è un errore umano. Nella storia avete mai visto un cristiano rinunciare al proprio Dio pur di salvare il sistema sociale in cui vive? Non può farlo, perché il suo Dio deve appropriarsi del sistema sociale o muore. Per cui piuttosto un cristiano distrugge un sistema sociale piuttosto che rinnegare il suo Dio. Sì, basta dare la dimostrazione, ad esempio, nel paganesimo, esempio antico, esisteva il genio dell'uovo, cioè nel senso era un genio dell'uovo che dava delle caratteristiche a ogni località, e una persona che si avvicinava non per sottomissione, ma perché lo sentiva, capiva che quel modo era un modo di portarsi avanti, di essere uniti, che gli permetteva di vivere meglio, cosa faceva? Si adeguava a questa divinità, ma non per sottomissione, proprio perché ne aveva una funzione in cui lui poteva benissimo essere utilizzata. Ciao. E quello che soprattutto non regge nelle varie religioni, secondo me, proprio che è macroscopico, che non sta in piedi, insomma, sono le interpretazioni del Dio. Ma come si fa ad interpretare? Quando in una religione cominci a interpretare, vuol dire che vai via di testa, vuol dire che racconti le frottole, insomma. Proprio le interpretazioni sono allucinazioni mentali, perché già le leggi fisiche e chimiche che noi abbiamo sono nostre interpretazioni, che vanno bene per noi altri, sono convenzioni. Ma poi interpretare addirittura quello che non tocchi con mano, per me è pazzia pura, insomma. Non come si fa ad interpretare quando Dio fa bene e quando Dio fa male? Non so, quando l'acqua casca tanto sui buoni che sui cattivi, che noi chiamiamo buoni e cattivi, eccetera. Cioè tutte queste interpretazioni, ma sono allucinazioni se ci pensi sopra, quando un prete viene a dirti ma posso Dio vuole, ha detto così, cioè, ma come si fa? Posso precisartelo? Dimmi. Allora, Dio dice una cosa e il prete va a precisare ciò che dice Dio. No, ma son cose che se uno ci pensa un po' o si mette a ridere o si dispera a un certo punto. Sono disperazioni dell'uomo. E quindi l'uomo cerca di arrampicarsi in qualcosa che poi è da ridere, insomma, veramente da ridere. E allora veramente mi rivolgo agli animali e seguo col buon senso quello che fa la gatta o il cane con i piccoli, insomma, ed è più sensato a un certo punto questo, inventarsi la bontà o la cattiveria di un Dio, insomma. Vi lascio e vi saluto. Ciao, grazie. Ciao a tutti. Ciao.
Sì, beh, come esempio un'altra cosa nel monoteismo è la teoria della salvezza, cioè nel senso che deve esistere un Dio che deve venire a salvarti. Qui c'è bisogno di salvarti da cosa? Cioè da un mondo che, dal mondo in cui viviamo, cioè nel senso, cosa ci può portare di male a un mondo che ci circonda? Quando tutto quanto, se noi lo cogliamo per nel senso giusto, è determinato e ci permette di poter vivere bene, cioè nel senso, non vedo perché noi dovremmo reputare, come fanno i monoteisti, che nel mondo c'è il male, cioè proprio questa è una dimostrazione chiaramente di teorie assurde. Ma basta pensare a una cosa, che i pagani non hanno mai lasciato delle strutture religiose vincolanti, dominanti, cioè nel senso che un pagano non ha bisogno di dire questa è una rivelazione di Dio, questa qua è un riferimento, questo è un canone, questo qua è un qualcos'altro. Non ha bisogno, ad esempio, di dire no, io mi devo rifare questo canone in maniera vincolante, altrimenti non entro nella volontà di Dio. Cioè, un pagano è totalmente libero. Qualsiasi cosa che appunto ci circonda può essere utile per lui, può servirla, può utilizzarla. Cioè, il mondo non ha bisogno di essere interpretato, il mondo esiste, cioè noi dobbiamo soltanto goderne, dobbiamo vivere bene e dobbiamo anche preservarlo, ma non dobbiamo essere salvati da questo mondo. Cioè, poi tenendo conto che la loro salvazione è sempre una salvazione su un altro mondo. Io posso capire la salvazione a livello materiale, cioè uno cade in un fiume e non sa nuotare, lo vai a salvare. Ma ti rendi conto, in effetti, quello che ha detto Giampaolo è veramente fondamentale. Tu pensa un attimo, loro dicono esiste Dio, perfetto. Dio parla col profeta e detta al profeta cosa scrivere. È talmente stupido sto Dio, talmente ignorante, che non sa neanche esprimersi. Cioè, quello che dice non è esattamente quello che dice, ma lui avrebbe detto cose diverse. Cioè, hanno un Dio talmente che bisogna interpretarlo, sì, ma poi, altrimenti non... No, ma è un Dio talmente assurdo, basta pensare che adesso c'è la televisione, si intromette nella televisione e manda un messaggio a tutti, sarebbe molto più semplice. Cioè, o ti telefono a questo Dio, cioè, è possibile che questo Dio sia rimasto a delle forme di comunicazioni che sono superate. Cioè, nel senso, per noi pagani le manifestazioni moderne sono manifestazioni anche divine, di varie divinità. Perché questo Dio deve sempre presentarsi a dei veggenti, deve sempre presentarsi a una singola persona? Ha uno strumento come strumento televisivo, via satellite, si collega con tutti e raggiunge migliaia di persone e manda questo messaggio. Perché non lo fa? Cioè, nel senso, si trova veramente spiazzato. Cioè, come è possibile che un Dio che è potente non abbia scoperto che i suoi uomini abbiano inventato la tecnologia? Cioè, noi reputiamo come pagani che la tecnologia sia divina. Difatti abbiamo una divinità che appunto è Atena. Sì, ricordo sempre che chi vuole intervenire può telefonare allo 049 700 700. Quello appunto che voglio affermare è questo, che il monoteismo blocca, condiziona e ferma e di conseguenza appunto sospende qualsiasi cosa, nel senso che va a rendere stabile, che va a dare appunto a una cosa proprio fissa, stabile, pietrificata proprio la cosa. Cioè, noi pagani diciamo non è possibile, perché la vita viene a essere modificata, viene a essere cambiata, viene a essere influenzata da tantissime cose e non esiste appunto la necessità di pietrificarla. Perché noi pagani di adesso dovremmo essere come i pagani di 2000 anni fa o di 5000 anni fa o di 100.000 anni fa? Non abbiamo bisogno, li possiamo apprezzare per quello che hanno realizzato, ma mai nessuno di noi ad esempio penserà ad esempio di venire a fare la trasmissione ad esempio qui in Radio Gamma 5, venire con la biga come facevano gli antichi romani. Noi non abbiamo bisogno di questo. Cioè, noi sappiamo che la divinità appunto si manifesta in forme molto diverse e di conseguenza tutto quanto appunto può essere utile per quanto riguarda il mondo. E che nel mondo non esiste una cosa che va distrutta, che va annientata, che non sia positiva. Cioè, tutto quanto serve per l'esistenza. Francesco, sì. Scusa, ti interrompo. In via di tutto eccezionale ho preso una telefonata in privato. Non lo facciamo mai, stavolta invece l'ho fatta. Allora, per tutti quelli che interessano, per questa persona che ha telefonato, diamo i nostri indirizzi. Noi abbiamo un bollettino, in cui scriviamo alcune nostre idee, alcune nostre cose, no? E questa persona ci ha chiesto, siccome è interessata alla trasmissione un po', sta rimasto un po' allibita, diciamo così, per sapere le nostre idee. Allora, lui può tranquillamente scrivere a Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica. Lui basta che scriva, noi gli inviamo un bollettino del tutto gratuito, nel senso che non chiediamo soldi a nessuno, e dove sono le nostre idee, le nostre cose, insomma, chiaramente. Sì, dopo poi il 29, 28 c'è anche la conferenza a Vicenza. Poi, se vuole invece chiarire argomenti con me personalmente, io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 Marghera, e ci sono anche sull'elenco telefonico.
tenga presente sia questa persona sia ogni altra persona che qualora vuole confrontarsi anche pubblicamente, e noi teniamo anche una conferenza a Vicenza, sì, piazza 20 settembre, il giorno 28 giugno alle ore 17, cioè il sabato 28 giugno alle ore 17, in piazza 20 settembre, in piazzetta 20 settembre, numero 9, vicino al Ponte degli Angeli. Sì, presso la stazione Ponte degli Angeli. Comunque si può dare, io ci sono anche sull'elenco telefonico, non c'è problema, basta mi dia un colpo di telefono a casa la sera, insomma ci sono sempre, non c'è problema, insomma. Difficile che vada fuori, magari dopo cominciano fuori 10 giorni non mi trovano più, succede. Vai pure Francesco, sì, questa, ecco. Mi spiace di aver preso questa telefonata in privato, non lo facciamo mai, eccezionalmente non lo faremo più, giuro. Vai Francesco. Sì, ecco, una cosa, tanto per dare una dimostrazione dell'assurdità del monoteismo. Claudio prima parlava della cosiddetta mucca sacra che gli ebrei stanno cercando di costruire. Questa mucca deve essere una mucca completamente rossa, perché altrimenti se una mucca non è completamente rossa non può essere utilizzata per la loro religione. Tenendo conto appunto che hanno, sono ricorsi all'ingegneria genetica per produrre questa mucca sacra completamente rossa, sono andati a controllarla e ultimamente un rabbino ha detto che non può essere utilizzata perché controllando con la lente di ingrandimento si è accorto che aveva alcuni peli bianchi. Esatto. Sì, ma tenendo conto che siccome questa mucca rossa, dopo che hanno investito milioni e milioni per costruirla tramite ingegneria genetica, portando il seme degli Stati Uniti, cercandolo di selezionarlo che fosse rosso, sono andati ad analizzare questa mucca con la lente di ingrandimento e hanno scoperto che purtroppo questa mucca non è totalmente rossa perché ha alcuni peli bianchi. Sì, 2000 anni fa in effetti avevano la lente di ingrandimento e questa non è una mucca di pura razza rabbinica. Per cui noi non è che ce li abbiamo con gli ebrei perché sono ebrei, no, noi no, ce li abbiamo col monoteismo. Beh, come il discorso dell'Islam, come il discorso del cristianesimo, cioè, e per dare una dimostrazione contemporanea di adesso, cioè dei giorni nostri, di come il monoteismo porta all'assurdità, cioè di dire io non posso andare in un certo posto perché non ho la polvere di una mucca rossa che mi permette di essere purificato. Purificato da cosa? Cioè nel senso che un pagano può benissimo andare in qualsiasi posto, può purificarsi secondo un rituale suo personale che non va a vincolare gli altri, o può benissimo andare senza nessuna purificazione perché non ne ha bisogno. Ma, la trasmissione l'altra volta, Francesco, che non c'eri, ha telefonato la nostra amica che conosci benissimo, sì, amica Giovanna, no? La quale, siccome lei c'ha il pero su quello che noi facciamo e quello non siamo, allora ci ha chiesto dei riti che facciamo, sì, no? Se noi abbiamo paramenti sacri, se abbiamo simboli. Dicendo che non abbiamo riti, che riti probabilmente li faremo, è rimasta un pochino sconvolta. Sì, sì, no, ma infatti, ad esempio, cioè, il discorso dei paramenti è un fattore puramente estetico che appartiene alle persone, cioè tanto per dire, per sovventare la Giovanna, io ad esempio quando vado alle feste pagane porto una maglietta viola col pan, col fallo eretto davanti, ma questa è una scelta mia personale, cioè di portare una simile maglietta. Comunque, nessuno per essere pagano deve portare quella maglietta. Nelle mie visioni, nella trazione della percezione, il colore viola è il colore della vita. Per cui quando io vedo colore viola nei miei viaggi astrali, fra virgolette, perché li faccio col corpo di sogno, io sono tranquillo. Comincio ad avere un po' di timore, comincio a diventare cattivo quando invece incontro colori blu scuri. E allora là divento molto violento rispetto a questi, tanto per dire. Sì, beh, il viola è anche l'imperativo del verbo violare, cioè difatti il nostro scopo è anche proprio quello di violare la violenza del monoteismo, cioè di opporsi a quello che il monoteismo crea. Cioè, noi appunto abbiamo la necessità, al contrario dei pagani di prima, noi abbiamo la necessità ormai di combattere, ma di combattere proprio per la liberalizzazione, cioè per la libertà delle cose, per la libertà del mondo, per la nostra libertà. Cioè nel senso che a noi pagani che uno abbia un proprio punto di riferimento che sia diverso da noi, che abbia un'altra divinità, non ci crea nessun problema, cioè nel senso che io non ho problemi ad affrontarmi con uno che dice io ho una divinità diversa dalla tua, io sono ben contento di scoprire una nuova divinità. Cioè nel senso che il nostro scopo non è quello di dire il politeismo, il paganesimo, la stregoneria hanno 100 divinità, chi fuori da queste 100 divinità non è pagano. Non è vero, perché le divinità per i pagani non sono divinità statiche che sono appartenute soltanto agli antichi greci, agli antichi romani o ad altre popolazioni. Cioè le divinità dei pagani nascono anche adesso, ci sono nuove divinità che vengono fuori, nuove divinità che salgono. Le divinità possono anche essere create, possono essere modificate. Vedi, Francesco, quanti aggettivi si possono dare a un essere umano? Si possono dare 1000 aggettivi circa? Non si,
Già il numerare è tipicamente, ecco, il monoteismo. Diciamo che ci sia, no, facciamo un esempio, ci sono 1000 aggettivi, no? Se parliamo del divino che ci circonda, gli stessi 1000 aggettivi potremmo riferire al divino. Sì. Ogni volta che noi diamo un aggettivo al divino, è un'emanazione del divino, ed è un divino in sé. Per cui ogni aggettivo può essere considerato divino in sé. Sì, ma infatti. Capisci? Per cui possiamo avere tante divinità quanti sono gli aggettivi. Sì, sì, ma... Per assurdo parlando, chiaramente sì, sono un esempio questo. Praticamente le divinità sono dei, sono dei contenuti, cioè sono dei insiemi di contenuti di valori. Cioè nel senso, per trasmettere delle informazioni poi io potrei utilizzare benissimo migliaia di informazioni, migliaia di notizie. Potrei benissimo creare un concetto o un macro concetto o un'espressione, questa è l'espressione. Dimmi, Paolo. Così sto un po' scarabocchiando quei colori e allora mi vengono forse in mente le idee. Spiegami la colpa di esistere. Io nasco e ho la colpa di esistere, mi sento una colpa di esistere. Non sto stando lì. Giampaolo. Secondo le religioni esistere è una colpa. Mi sento in colpa. Ce l'hai con me tu? No, io ti no, parti, spiegami un po' questo fatto, no? Che la religione ti fa capire che hai colpa di esistere, sì. Che sei sbagliato. Ma se io non ti colpevolizzo non ti metto in ginocchio. Ecco, ma è pazzia, ma spiego, uno nasce, peccato, no? E dovrebbe sentirsi in colpa perché è nato. Giampaolo, vai avanti con questo tema che mi piace la matti. Vero? Ciao. No, questa è la dimostrazione, ad esempio, che per noi pagani la responsabilità è individuale, di conseguenza se qualcuno compie qualcosa è responsabile delle sue azioni. Nel monoteismo, di tipo nel cristianesimo, noi abbiamo già che uno nasce con una serie di peccati e di conseguenza se li porta a carico. Cioè, questa è già la dimostrazione dell'assurdità e della volontà di dominio, cioè nel senso di attribuire a una persona delle responsabilità che non ha. Cioè, noi non diremo mai a delle persone tu ti devi liberare delle colpe che porti, cioè noi ad esempio non crediamo in certe cose, di conseguenza non diciamo tu puoi partire con un carico negativo, non è vero, quello che tu fai lo costruisci nella tua vita, di conseguenza le responsabilità tue appartengono al tuo insieme, ma con questa vita non appartengono perché qualcuno ha fatto delle scelte sbagliate per te. L'errore può essere delle persone, può essere quello di sottomettersi, no? Di conseguenza si assume una responsabilità che è sua individuale, ma è collettiva anche della religione a cui si rifà. Cioè, logicamente, un prete che è prete, il Papa, è responsabile per le sue azioni che compie, ma è responsabile anche per la sua religione e per quello che è convinto prima. Cioè, questo è fondamentale per capire, cioè, nel senso che di conseguenza lui si fa carico, accetta le cose, perché se io vivo in una realtà e non accetto certi comportamenti di un'organizzazione in cui si sono, io movimento, in una comunità in cui sono, io non accetto i comportamenti, mi ribello, vado contro, benissimo. Ma nel momento in cui io li accetto volutamente, li faccio miei e li vado a ripetere come fanno i criminali cristiani, lui è responsabile anche per i crimini che hanno commesso gli altri nel loro nome. Il problema è la dissociazione di ciò che è avvenuto prima. Cioè, Wojtyla, poco da dire, io voglio riabilitare Savonarola, dopo vediamo se fra lui e Marcinkus chi vince fra i due. Lui non deve riabilitare Savonarola. Savonarola, Giordano Bruno, tutti gli altri non hanno bisogno della loro riabilitazione. Se lui vuole correggere gli errori, deve condannare, cacciando dalla Chiesa, per aver commesso delle cose contro la Chiesa. Deve mettere in liquidazione. Chi ha fatto quelle cose? Cioè, il cardinale Tizio, che ha emesso una sentenza di condanna a Giordano Bruno, viene cacciato come ignominia dalla Chiesa. Voglio vedere se ci riesce a fare una cosa del genere. E deve distruggere il principio secondo cui la Chiesa non ha mai sbagliato e secondo le Sacre Scritture non sbaglierà mai. Questo è il principio fondamentale. No, ma la cosa fondamentale è questa, cioè nel senso che per essere credibile dovrebbe porre in liquidazione la Chiesa, chiuderla per fallimento, proprio perché è la negazione ed è appunto la volontà di dominio che appunto viene a creare. Cioè, e soltanto di fronte a questo potrebbe essere credibile, altrimenti appunto non ha nessuna... punto di riferimento, non ha nessun valore. Proprio per questo noi diciamo sempre come pagani che la responsabilità è individuale, la responsabilità diventa collettiva quando io accetto passivamente qualcosa e accetto un comportamento che non è condividibile. Tornando sul discorso che appunto facevo delle divinità precedenti, cosa sono appunto per i pagani le divinità? Le divinità sono dei contenuti di significato e di valore, cioè nel senso che il loro valore
permette la comunicazione di un valore ben determinato, cioè di un discorso. È come io cercassi di dare una sintesi, ad esempio, a un libro, solo dal titolo. Allora, io conosco il libro e se parlo con una persona devo comunicare a questa persona tutto quello che è contenuto. Il libro è una sintesi, cioè il titolo del libro è una sintesi, mi permette di comunicare. Difatti, appunto, per noi, appunto, le divinità sono moltissime e di conseguenza perché sono moltissimi aspetti della vita. E proprio sono un insieme di valori, di contenuti e di modelli. Perché allora, cosa utilizzano, ad esempio, i pagani per comunicare questo? Non utilizzano il libro, cioè utilizzano le immagini delle divinità. Proprio perché io sempre sostengo e difendo il discorso delle immagini? Proprio perché il paganesimo ha il bisogno di comunicare tramite le immagini. Proprio perché l'immagine può essere condivisa immediatamente, non ha bisogno di mediazione e soprattutto non ha bisogno di creare un consenso tramite parole o tramite testi, ma il fatto stesso di esistere, di esserci, di essere una manifestazione materiale, concreta, che si può ripetere nel tempo, cioè e che può essere vista nel tempo, crea una comunità. Cioè quante comunità sono state informate o modificate o assemblate o costruite intorno a un'immagine della divinità? Perché ad esempio esistevano i templi e gli spazi erano così sacri? Perché questi spazi servivano a una manifestazione così forte della divinità, perché ne andava anche appunto a influenzare l'ambiente. Ma il fatto stesso che questo posto fosse la manifestazione della divinità non era un qualcosa di vincolante, era la necessità di poter raggiungerla e di poterla utilizzare. Io ad esempio ho fatto sempre l'esempio tra le chiese. Le chiese ad esempio hanno dei punti di accesso molto stretti, cioè nel senso hanno delle porte molto piccole e limitate. I templi greci, ad esempio, avevano la caratteristica di essere accessibili a tutti quanti i lati, cioè nel senso che le scalinate erano presenti su tutti quanti i bordi del tempio. Non avevano murature, ma avevano ad esempio delle colonne, cioè delle colonne che erano di sostegno, che erano di richiamo, ma per cui attraverso queste colonne tu potevi passare, potevi entrare, potevi circolare, cioè nel senso che la divinità che era interna al tempio del paganesimo era una divinità che poteva circolare. Al contrario, nel monoteismo questo non esiste, cioè come è già chiusa la religione, è chiusa dentro un testo sacro, dentro una struttura religiosa, è chiusa dentro un sacerdozio, è chiusa dentro un clero, non può circolare perché loro non devono essere detentori. Perché ad esempio moltissime volte i pagani portavano all'esterno le statue, proprio perché queste statue, essendo all'esterno, non avevano bisogno che la persona entrasse nel tempio perché le vedesse, la poteva benissimo vedere dall'esterno,